tempo di Adesso sì, grazie. stato un ottimo primo tempo, un primo tempo a senso unico, un primo tempo dove Pescara ha giocato a metà campo, non ha mai subito niente. Poi purtroppo abbiamo questi momenti di blackout che sorprendono perché è chiaro che poi Frosinone automaticamente, normalmente è chiaro che si butta in avanti, cerca di recuperare, è lì che devi cercare di essere forte, reggere i primi minuti per poi rientrare in partita. Ci metto anche un calo fisico perché comunque siamo in terza partita, c'è un viaggio massacrante che siamo arrivati alle 7 al mattino, ci metto un po' tutto senza trovare alibi perché poi sulla situazione del gol dovevamo essere molto più attenti. È un grande peccato perché i ragazzi non possono incriminare nulla. Do questa lettura, quando non, per risalire devi tenere palla, devi attaccare gli spazi. Se non tieni palla e non attacchi gli spazi, è dura risalire. Quindi oggi poi chiaramente con l'assenza di Galano non c'erano molte soluzioni per un ragazzo che secondo me doveva muoversi un po' meglio, però voglio dire, sempre un ragazzo del 2000. Peccato, peccato veramente perché poi queste partite, doppio vantaggio col Perugia, ti riprendono. Oggi vai in vantaggio meritato e ti riprendono, e poi mentalmente diventa difficile. Con secondo me anche un calo fisico che c'è purtroppo, c'è, e quindi non c'è tempo per incidere sulla condizione. Dobbiamo prenderci questo punto e cercare di fare questa settimana bella pimpante e prepararci per Trapani. Ecco, io un'altra domanda le volevo fare sull'arbitraggio. Io credo che lei era molto arrabbiata a fine partita, ha notato insomma un po' qualcosa di, che non andava, giusto per usare un'eufemia. Io non parlo mai degli arbitri perché poi alle squadre dico di non trovare alibi, quindi non li devo trovare neanche io, no? Però il gol in Perugia sono tutti e due gol in fuorigioco. Quando mi avete fatto la domanda, io ero ancora in partita, non avevo visto le immagini, ma i gol di Perugia sono tutti e due in fuorigioco e questo va detto perché poi sì, è vero che dovevamo essere più attenti, ma non è fuorigioco. Oggi mi sembra a Venezia, insomma, c'è stato quell'episodio. Anche lì molto, molto, molto dubbioso, insomma, sull'espulsione di Galano, addirittura 3 giornate. Poi oggi c'è un rigore netto su una trattenuta vistosa dentro l'area, proprio vistosa, posizionato bene l'arbitro, niente. Quindi vorrei dire, insomma, mi sembra su 3 partite Pescara è stato molto penalizzato a livello arbitrale, c'è da dire anche questo. Grazie. È successo questo, che quando ti abbassi allora devi mantenere le marcature dentro l'area serrate, le abbiamo perse. Però è un peccato, cioè 8 minuti, non è che stiamo parlando che siamo al 40esimo e ci sta che ho perdo un po' di lucidità, no? Bisognava reggere, sono i primi 8 minuti, devi stare concentrati, anche se devo sparare 2 o 3 pallonate fuori dallo stadio. Lo devo fare perché nel calcio quando si deve essere brutti, si deve essere brutti. E questo che mi fa arrabbiare. E questo che mi fa arrabbiare. Perché poi se andiamo nella partita, tu comunque Frosinone è una squadra di tutto rispetto, c'è cioè, giocatori fortissimi anche in panchina. Però noi dovevamo reggere l'urto, poi avevo in mente una costruzione delle sostituzioni, come poi ho fatto, anche se davanti. Ripeto, l'assenza di Galano c'è un po' dimezzato sulle soluzioni, no? Perché poi c'è anche Pavone che è fuori, che è un ragazzo che negli ultimi minuti può spaccare le partite. È chiaro che andava poi rinforzato il muro, è una cosa che avrei fatto anche in vantaggio, no? Chiaro che Maniero lo vedo che è stanco, però Maniero è sempre un giocatore troppo importante per noi, quindi. Non lo tolgo in questo momento, con tutto rispetto per i ragazzi giovani, ci mancherebbe altro, se diventeranno bravissimi, però in questo momento serve esperienza, serve
serve mantenere lucidità. Peccato, sì, quel gol lì dovevamo gestirlo meglio. Però quando ti abbassi, il primo tempo non siamo mai entrati dentro la nostra area e quindi abbiamo subito un tiro. Quando tu ti abbassi, entra un bestione di 1,90 m, entra Ciano, entra i trequartisti, entra le punte, entra Paganini, hanno una propulsione offensiva sicuramente più solida, devi avere la forza di non abbassarti così e soprattutto poi devi avere anche le ripartenze, devi tenere palla, devi far salire la squadra. Lì dobbiamo lavorare molto, dobbiamo essere molto più concentrati. Veramente sono dispiaciuto perché i ragazzi non possono incriminare niente, perché hanno dato tutto. C'è molta stanchezza, siamo sul finale, tante partite ravvicinate, per carità, per tutti, non solo per noi. Però sono dispiaciuto perché meritavamo, secondo me, di portare a casa la vittoria. Ecco, a proposito, Sottile, io mi soffermerei comunque anche sul primo tempo. È chiaro che c'è molto rammarico, però l'avete preparata benissimo. Io ho visto dei grandi miglioramenti in questi pochi giorni. Lei è praticamente alla guida del Pescara, è arrivato a Pescara da circa 10 giorni. L'ha preparata molto bene, ripeto, una squadra corta, aggressiva, che ha creato tante occasioni da gol. Tra l'altro è stato bravo Bardi, quindi non si tratta di occasioni sciupate in malo modo. Quindi il rammarico è proprio questo. Poi nella ripresa io sono d'accordo con lei, probabilmente qualcosa non ha funzionato, la squadra si è anche un po' allungata, ma dall'altra parte c'era il Frosinone. No, sono d'accordo con te, ecco perché dico sono dispiaciuto. Cioè, da una parte sono contento perché e nello stesso tempo dispiaciuto perché la squadra si è espressa benissimo. Cioè, c'è stata una squadra sola in campo, con delle manovre belle, con delle ripartenze veloci e precise, con delle occasioni nitide, non così avventate o inventate o improvvisate. La squadra è stata perfetta, secondo me, è stata perfetta. L'unica cosa che potevamo magari realizzare qualcosa in più nelle occasioni che abbiamo creato, che i ragazzi hanno creato. Ecco, poi chiaro, certo, ci sono anche gli avversari, lo so, gli avversari si chiamano Frosinone, una squadra di tutto rispetto che ha messo dei giocatori subentranti, sono dei giocatori che farebbero i titolari ovunque, quasi ovunque, quindi io questo lo sapevo. Ecco perché il rammarico dov'è? Di reggere quel 10 in quarto d'ora dove l'avversario è normale, è naturale che abbia questa propulsione in avanti, e poi costruire con i cambi, riprendere, diciamo, campo e cercare di portarla a casa. Questo purtroppo non è successo e sono dispiaciuto, però, ripeto, testa alta, stiamo tanto a piangerci addosso. Domani è un giorno di riposo e poi domenica si riprende. Ecco, mister, c'è Maurizio Tacchi per lei, una domanda. Buonasera mister, complimenti perché ha fatto un esame della partita che condivido, quindi con estrema lucidità. Da fuori è facile giudicare e vedere determinate situazioni, perché comunque la squadra ha una sua identità in queste partite, però penso, se lei che la vede durante la settimana, può condividere quello che penso, è più che altro un fattore psicologico, perché io ho visto il primo tempo, non ho visto i primi 10 minuti del secondo tempo. La squadra ha fatto un ottimo primo tempo contro una signora squadra, non dimentichiamoci che i numeri vanno letti e che a parte il Benevento che ha mollato dopo che aveva vinto il campionato, è la seconda miglior difesa del campionato, e il primo tempo ci sono state, come ha detto, azioni nitide fatte dal Pescara e non improvvisate. È un fattore prettamente psicologico, perché noi che siamo stati calciatori siamo stati lì in mezzo. L'episodio positivo o negativo ti sposta la traiettoria della partita. Dopo il gol può darsi che i ragazzi abbiano avuto più la paura di perderla che di andarla a vincere. Secondo me, ripeto, se lei me lo può confermare, è più un discorso psicologico, perché la squadra in queste partite si vede che lavora da squadra, e poi non dimentichiamo che giocando vicini e assenze importanti come quella di Galano, che al di là del discorso tecnico, è come ha detto per Maniero, l'esperienza in questo periodo fa e farà la differenza. No, sono d'accordo, noi sappiamo che quando giochi e poi alleni, è chiaro che
queste valutazioni le hai vissute prima. E io dico sempre la stessa cosa: la miglior medicina del calcio è la vittoria. La vittoria ti dà quella iniezione di autostima, di consapevolezza dei mezzi, di spregiudicatezza, che poi ti porta poi a continuare a vincere. E purtroppo la dobbiamo inseguire, poi mettiamoci, sono d'accordissimo, l'ho detto, il valore dell'avversario, assolutamente di altissimo livello, non ci dimentichiamo che fosse nostro costruito per stravincere il campionato, poi ha trovato anche una corazzata come Benevento. E poi chiaro che la testa, io ho cercato di lavorare oltre che sulla tattica, sull'organizzazione, per quello che è il tempo, anche molto sulla testa, cercando di farli entrare non con la paura di perdere partite, ma con la consapevolezza e la convinzione di vincerla. Però non è semplice, poi mettiamoci anche la stanchezza, le partite ravvicinate e tante cose. Io adesso, i ragazzi staccano un giorno perché ne hanno bisogno, e poi da domenica ricominceremo a preparare Trapani. Mister, posso fare l'ultima, che c'è la comunicazione che la dobbiamo lasciare, è quella di la prossima col Trapani, no, secondo me non sarà una partita, ma la partita, è d'accordo? Scontro diretto, quindi... No, a prescindere, cioè, credo quasi da mors tua vita mea, non so se è d'accordo con me. Beh sì, partita decisiva, scontro direttissimo, la partita sì. Ok. Però, chiaro, adesso abbiamo una settimana standard finalmente davanti, speriamo di che ci riduca, sarebbe un bel regalo che riducessero le due giornate a Galano, ma anche perché in questo momento avere tutte a disposizione è importante anche un quarto d'ora, anche mezz'ora, perché comunque bisogna gestire le forze. Ma io sono convinto che centreremo l'obiettivo, ne sono convinto. È chiaro che oggi fosse arrivata una vittoria, ti avrebbe dato una iniezione di carica, di autostima importantissima. Peccato. Grazie. Ma non ci piangiamo addosso e andiamo avanti.